Grazie, dottore Squillaci, un intervento bellissimo. La bontà e la bellezza del suo intervento era testimoniato dal silenzio che regnava sovrano nella sala. Grazie davvero. Saluto il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri che ci ha raggiunto. Cedo la parola adesso al dottor Piero Surfaro, pedagogista del Cereso e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani della Calabria. Il dottor Surfaro ci parlerà del problema del gioco d'azzardo con gli occhi di chi vive in prima persona il contatto con il giocatore, con le problematiche ad esso connesse e con tutto quanto ne consegue. Ci racconterà di come il gioco d'azzardo patologico possa scatenare tante emozioni nel giocatore, dall'esaltazione per la vincita alla disperazione per la dipendenza psichica. Ecco, io cedo la parola al dottore Surfaro. Ricordiamo che ha 15 minuti, No, 17. non 17 perché lui essendo Juventino aggiunge 2 a qualsiasi numero che con cui ha a che fare. Prego. Grazie, Francesco, grazie a tutti e devo dire che sono abbastanza a disagio. Parlare dopo due interventi nella levatura della dottoressa De Stefano e dopo l'intervento di Luciano non è facile. Però proprio perché dottoressa De Stefano e Luciano sono per me due maestri, sono per me due persone che nell'arco della mia professione mi hanno accompagnato, mi hanno indicato un po' la strada. E allora prendendo subito spunto da quello che ha detto Luciano alla fine, che è un cavallo di battaglia, è un obbligo per noi che quotidianamente lavoriamo al Cereso. E l'obbligo è quello di parlare. Loro hanno contestualizzato, loro hanno fatto la cornice, hanno dato dei dati fondamentali, importanti, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista clinico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista più scientifico. Io ho scelto oggi di parlarvi di Francesco, di parlarvi di Giovanni, di Andrea, di Graziella, piuttosto che di, cioè di tutte quelle persone che ogni giorno incontriamo e per le quali ogni giorno non abbiamo noi il diritto di perdere la speranza. E il fatto di farlo oggi qui a Melito per me è anche particolarmente importante. Dare un contributo al mio paese, dare un contributo a noi di riflessione ritengo sia doveroso e ritengo sia fondamentale. E allora, come ci diceva dottoressa De Stefano, io sono cresciuto con i bambini, io sono stato un bambino, sono ancora un bambino e allora spero di non perdere mai la bellezza e la dimensione del gioco, come può essere il prendersi in giro con gli amici interisti piuttosto che, no? Perché il gioco ci permette di entrare in relazione, il gioco ci permette di, come ci diceva l'autoressa De Stefano, di formare abitudini. Attraverso il gioco il bambino e il giovane creano abitudini, facciamo così, creano le loro abitudini, imparano a stare nella società. E attenzione, le tre immagini che ho scelto non sono casuali, perché noi possiamo scegliere ai nostri figli di far fare dei giochi. La prima slide, la prima immagine parla dell'Egitto, no? Giochi educativi, giochi culturali, giochi. Oppure possiamo scegliere di farli giocare a giochi di guerra, a giochi violenti, salvo poi dire ai bambini non bisogna dare botte all'altro. Quindi è da lì che si inizia a creare l'abitudine allo stare con gli altri, all'accettare l'altro. E oppure al Natale prossimo regaliamo ai nostri figli un bel mazzo di carte e di fish. Ma non gioca solo il bambino, deve giocare anche l'adulto. Alcune volte si pensa che quando diventiamo grandi non possiamo più giocare. Eh no, no, se perdiamo la dimensione del gioco abbiamo perso tutto. Abbiamo deciso che il nostro spazio di immaginazione sia morto. E invece no. Noi dobbiamo essere da adulti quello che siamo stati da bambini, perché solo così riusciamo a essere efficaci nelle relazioni con l'altro. Solo così possiamo combattere quella povertà educativa di cui parlava
Luciano poco fa, accogliendo l'altro con un sorriso piuttosto che con una pacca sulla spalla. E allora giuro che non ci siamo per niente messi d'accordo con Luciano, ma quando la radice una, io ho imparato tutto dai bambini e come strumento principale che spesso uso negli interventi che faccio di prevenzione nelle scuole, ma anche in interventi a gruppi di adulti, anche molto formali, utilizzo sempre le storie. E allora vi vorrei parlare un attimo di Ala di Notte, che era un falco pellegrino, ho scelto due immagini, quello è un falco pellegrino, e Ala di Notte era il falco pellegrino più grande, più rispettato della tribù della Fontana delle Tre Pietre, ed era rispettato da tutti, era rispettato non come si rispetta dalle nostre parti, ma rispettato veramente. E allora Ala di Notte, un giorno che faceva bene il suo lavoro, in un piccolo pomeriggio estivo ha commesso un errore particolarmente grave. Nella casa dell'aia dell'uomo, che aveva sempre evitato, ha visto un pollastro grande, grosso, ed era per lui una tentazione troppo forte. Allora si è buttato giù, impicchiata, l'ha preso e ha fatto per volare via. A un certo punto però lui non ha calcolato il peso di questa preda, si è alzato di qualche centimetro e poi ripiombato pesantemente a terra. E allora il frastuono ha richiamato la moglie dell'uomo, che è arrivata con una scopa e l'ha tirata sulla testa di questo falco. Allora dopo un po' lui è rinvenuto e si è reso conto che stava bene e ha fatto per ripartire. Si è alzato di qualche centimetro, però è ricaduto a terra. Col gelo nel cuore ha scoperto che la signora aveva messo una bella robusta cordicella attaccata alla sua zampa e l'aveva attaccata a un palo. E allora lui ha cercato un po' di dare strattoni per scappare. Tirava e andava, alla fine non ce l'ha fatta più. E lui, che era una bravissima persona, era un falco importante, rispettato, da quel momento in avanti poteva alzarsi solo di qualche metro, più o meno come può fare un pollo. E passarono le stagioni, passarono i mesi, il freddo, il caldo, e lui si era accontentato di questo stile di vita. Il problema è che a un certo punto non si è reso conto che quella cordicella, per il caldo, per il freddo, per l'acqua, si era ormai marcita. Sarebbe bastato un piccolissimo strattone e lui sarebbe stato di nuovo libero. Ma non l'ha dato più. E io uso questa storiella per far capire un paio di cose ai nostri ragazzi, per far capire che la tentazione di fare un qualcosa che non ho mai fatto, perché attenzione, la storiella diceva che lui si era sempre ben guardato dall'andare lì, lui si era sempre ben guardato. I ragazzi, quando vado nelle scuole, dico sempre che spero che non serva Piero, che non serva Luciano, che non servano gli esperti a dire che drogarsi fa male, che giocare più soldi di quanti si ha fa male. Ma il punto non è sapere cos'è giusto e cos'è sbagliato. Il punto è scegliere di fare le cose giuste o le cose sbagliate. Le abitudini. E allora, ecco, il gioco d'azzardo, non so quanti di voi lo sanno, io ho avuto modo di approfondire un po', ma proprio la parola azzardo è una parola che deriva dall'arabo e significa dadi, perché già nell'antichità si utilizzavano i giochi, quindi il gioco dei dadi piuttosto che... quindi il gioco, lo diceva la dottoressa De Stefano, lo diceva Luciano, il gioco di per sé, e l'ho detto io un attimo fa, il gioco di per sé non è male, non è sbagliato. Diventa sbagliato quando ci fa perdere il controllo. Diventa sbagliato nel momento in cui il piacere di un momento diventa un'ossessione e diventa bisogno, tra virgolette. Noi nella struttura dove lavoro spesso con i ragazzi facciamo un po' la distinzione tra bisogno e voglia. E allora quel bisogno di raggiungere desideri effimeri. La dottoressa ci presentava prima come il cervello viene modificato dalle abitudini. È uno dei principi principali dell'educazione, ed ecco perché l'approccio che noi stiamo avendo operativamente
con le persone di cui vi parlavo prima, è un approccio educativo multidisciplinare, e la dottoressa è stata perfetta nello spiegarlo, perché serve a permettere alle persone di ritornare ad avere delle abitudini giuste, delle abitudini che non permettano alle famiglie, o meglio, che permettano alle famiglie di ripristinare uno status che oggi nei giocatori d'azzardo non c'è più. Le persone di cui vi parlavo prima sono ovviamente nomi di fantasia, sono persone, sono il pensionato che è stato messo da parte dai familiari e che a un certo punto, grazie all'amore delle figlie, è riuscito a chiedere aiuto. Oppure la persona abbandonata invece dalla famiglia, che allo stremo delle forze ha avuto il coraggio di venire nella nostra struttura di San Badella a suonare. E allora, ecco, il gioco d'azzardo, non sto qui a esplicitare oltremodo quanto ha già detto dottoressa, però questa parte, ecco, il videopoker è come fumare le sigarette, nel senso che ti godi la prima sigaretta e le altre le accendi per vizio. Io chiedo sempre ai ragazzi, perché un eroinomane si fa per la prima volta? Allora tutti i ragazzi mi dicono, ma perché forse era curioso, perché gli hanno detto che era bello, perché... E allora poi faccio un'altra domanda, perché si fa per la seconda volta? È perché gli è piaciuto. No, si fa la seconda volta per non stare male. Perché un giocatore gioca per la prima volta? Per la curiosità, per vedere quanto sono belle le luci, probabilmente per dire, vabbè, ho queste 20 euro le... Perché gioca la seconda volta? Perché le percezioni distorte di cui parlavo la testa di Stefano gli dicono che se gioca una seconda volta recupera le 20 euro, però la terza volta deve giocare 40 e poi andando avanti, perché lo sappiamo, non devo spiegarlo io, lì il banco vince sempre. Ed è vero che il Franco della situazione, la Gloria della situazione, il Sergio della situazione, non sto qui a leggere pari pari quello che ho scritto, a un certo punto ci diranno, come a me lo dicono ogni lunedì, mi dicono che a un certo punto non è più la vincita, a un certo punto il mio bisogno è quello di sentire quel rumore. E allora entro dentro quelle stanze dove ci sono talmente tante macchinette una dietro l'altra che urto col braccio il mio vicino di gioco, ma mi sembra di essere da solo. Mi sembra di essere da solo. E allora guardate, qui la dottoressa De Stefano, spero di non essere fuori dal mio ambito, però vedete, il gioco compulsivo dal 1980 al 2015 ha passato diverse categorizzazioni. Siamo passati dal... ci sono i dottori presenti, conoscono molto meglio di me il DSM, no? Il manuale statistico e diagnostico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? E allora nella terza versione metteva il gioco d'azzardo patologico, il gioco compulsivo, tra il disturbo e il controllo degli impulsi. Successivamente il quarto lo metteva come un disturbo del comportamento. Il quinto, che è uscito nel 2015, lo mette tra le dipendenze patologiche. E vi invito a guardare la foto di mezzo, perché è esattamente quello di cui parlano ogni giorno i ragazzi. Attenzione, io lavoro quotidianamente, lavoro in una comunità terapeutica per tossicodipendenti a tutto tondo, e vi porto l'esempio diretto di quello che ovviamente la dottoressa De Stefano ci diceva prima. Spesso il cocainomane, l'eroinomane ci parla del fatto che dopo aver fatto uso, o mentre fa uso di alcol piuttosto che di cocaina, è lì che fa questo movimento qui, proprio questo, senza soluzione di continuità. La famiglia, e allora la famiglia è quell'agenzia che deve attuare necessariamente il primo controllo. Però si dice, come facciamo?
perché giocatore d'azzardo il mio marito, mio figlio, mia moglie, non, io non riesco a scoprire, non lo so, perché mio marito, frase detta da una moglie di un giocatore che frequenta la mia struttura, mio marito per me era un idolo, mio marito era un professionista a cui avevamo affidato la gestione economica e anche la gestione valoriale della nostra famiglia. Non potevo mai immaginare. E mentre lo diceva piangeva. E allora emotivamente forte ascoltare una donna anche avanti negli anni che in lacrime accanto al marito diceva queste cose. Però la sollecitazione che è stata fatta è stato quello di arrivare un attimo prima. Però forse nelle relazioni delle nostre famiglie forse dobbiamo un attimino anche non avere paura di parlare, non avere paura di dire a mio marito, a mia moglie, a mio figlio cosa c'è che non va, mi sembra strano, che stai facendo? Così come questa stessa domanda dovrebbe essere fatta uscendo fuori dalle famiglie all'amico, al vicino di casa. Alcune volte ci si preoccupa di invadere spazi, di rompere le scatole. E quando allora negli inviti che il gruppo organizzativo ha mandato a tutti quanti si parla di società educante, che forse è utopica, però si parla di quella società nella quale io mi sento responsabile di chi mi sta accanto, a cerchi concentrici, partendo dalla mia famiglia, ma avendo anche la responsabilità dei miei amici, avendo la responsabilità di chi mi sta attorno. Io dico sempre che il lavoro che faccio io è quasi uno dei lavori più inutili del mondo, perché di fondo se guardiamo bene tutti quanti, siamo tutti educatori di tutti, laddove per educazione l'etimologia ci dice che è semplicemente tirare fuori da chi mi sta accanto le potenzialità, aiutandolo ad avere magari uno sguardo critico. E allora sì, vabbè, ci freggiamo anche di pezzi di carta che ci permettono di arredare i nostri studi, ma senza le relazioni autentiche, senza la responsabilità educativa nei confronti di tutti, allora arriviamo al fatto che le famiglie si disgregano, arriviamo al fatto che, come diceva Luciano, nel momento in cui arrivano al Cereso queste persone, i primi a essere sconfitti siamo noi. E allora ecco l'importanza dell'approccio multidisciplinare. Non mi soffermo, anche perché subito dopo parleranno persone ancora più autorevoli, penso di poter dire, di ognuno di noi. E adesso ve le presento. Adesso... Che video? Adesso sì, manderemo un video che è stato realizzato nella struttura semiresidenziale Carlo Bizzi di San Batello, del Cereso di San Batello di Reggio Calabria, che appunto mostrerà delle testimonianze di operatori e di giocatori appunto in prima persona. Sì, questo è un servizio registrato esattamente a febbraio dello scorso anno da Strill. Il giornalista Stefano Verri è venuto nella nostra struttura a documentare realmente, quindi quello... Sì. Dipendente è la parola giusta, dipendente, come quello che dipende, proprio dipendi, perché ti alzi al mattino, il primo pensiero fisso che fai è devi andare a giocare, non hai una scala di valori nella vita che dici adesso esco, vado a prendermi il caffè e poi vado a lavorare, no, ti alzi, devo andare a giocare. Iniziate che incominciavi a mettere qualche soldo spicciolo che ti rimaneva in tasca, lo mettevi là, è capitato le prime volte che vincevi qualcosina e andavi sempre ogni volta a mettere sempre qualche soldo nella macchinetta, però quelle macchinette sono state studiate appositamente per entrare nel cervello delle persone, praticamente loro ti prendono proprio la tua anima, la conquistano loro e
fino a quando poi diventa proprio una malattia patologica. Centro propone un percorso strutturato per i giocatori, orientato innanzitutto alla possibilità di effettuare la diagnosi, no? Quindi nella fase iniziale il giocatore, accompagnato solitamente da un familiare, si rivolge al centro di cerca di aiuto, è solitamente arrivato al fondo con la problematica e quindi è disperato in cerca di una soluzione sia pratica sia di cura, diciamo. Facevo il rappresentante, ragione per cui mediamente facevo 10 tabaccai al giorno, cioè provo a spendere 10 euro ogni tabaccaio dove tu vai, quindi un po' moltiplica per la giornata e moltiplica per il mese, vedi come riesci a buttarti sotto sopra su quello che è il discorso economico. Ovviamente. Guarda, io quasi 10 euro che sono, non calcolando che i 10 euro poi diventano 20, diventano 30, poi vuoi recuperare, anziché 30 giochi 50, da quello da gratte vince è passata tutto quello che c'è da giocare, dove poter vincere, ma non vinci mai, vinci sempre il banco. Che cosa giocavi tu? Io principalmente all'otto, il gratte vince, sta roba qua. Non ho mai giocato di lotto machine, tra papà, scommessa, proprio non mi interessava, anche perché io dovevo lavorare nel contempo, avrei proprio detto che c'era la cosa più veloce, la cosiddetta lotteria istantanea, loro termine tecnico è chiamata così. E cosa ti spingeva a giocare e a continuare a giocare? Ma giocare una volta che tu hai perso dei soldi, io ho avuto anche un manco in azienda perché gestivo dei soldi per conto dell'azienda, e stavo la notte non dormivo più perché avevo paura di essere preso di questo ammanco e dovevo sempre andare alla rincorsa di ricoprire certe cose perché poi altrimenti scoprivano. Era sempre un continuo correre perdendo di vista quello che sono i figli, i valori dei figli, della famiglia e cose varie. La prima 100 euro, la seconda volta 200, poi giochi perché cerchi di recuperare, sei con la convinzione di recuperare, ma giocando non vincerai mai, non si vincerà mai, e io ci sono cascato pienamente. Io sono riuscito, purtroppo per me sono arrivato ad una cifra intorno alle 60.000 euro, e io sono una persona giovane e togliere 60.000 euro dalle tasche facendo debiti, prestiti ai tempi di oggi non è facile vivere. E arrivi sempre a voler dare di più, sempre di più, sempre di più, e poi non potendolo dare, vai, gli abbiamo preso un gratta e vince, è capace che vinco, questo non vinci mai, sei sempre perdente, perché oltre a perdere i soldi hai perso anche i valori presenti, i valori dei figli, la moglie, i figli, i parenti, tutto quanto, tutta questa serie di... e non ti accorgi che hai questa dipendenza. Cioè io dico sempre, se avete un problema e non riuscite a capire che ho un problema, ma parlatene con qualcuno, ci sono degli specializzati. Dopo attualmente io sono in cura già da un anno e mezzo, mi sono trovato benissimo perché mi hanno aiutato parecchio, delle cose che davo per scontato non sono scontate. Il centro offre una serie di opzioni che cercano di rispondere alle diverse esigenze delle persone. Per quanto riguarda l'aspetto di cura, noi facciamo dei colloqui personali con l'educatore, c'è la presenza di un medico psichiatra per il suo supporto sia in fase di diagnosi sia in fase di accompagnamento. Alcune di queste persone hanno bisogno di una terapia farmacologica. E poi soprattutto il nostro punto di forza sono i gruppi di autoaiuto per i giocatori. Io nemmeno sapevo che esistevano questa, adesso è diventata una patologia, è stata riconosciuta come patologia. E io penso che sono in Italia sono parecchie persone che avrebbero bisogno di essere aiutate e per vergogna non chiedono aiuto. Io penso che se una persona ha bisogno di aiuto, se sta affogando uno e a mare, cosa per vergogna perché non sa nuotare non chiede aiuto, ma chiedi aiuto, grida, qualcuno ti aiuterà. Cioè, questa è la cosa più importante che io dico a tutti, cioè gridate, chiedete aiuto, qualcuno vi aiuterà, qualcuno vi sente, qualcuno vi sentirà. Tranquillo, gridate più forte, se una volta non mi sento nessuno, gridate un'altra volta, ma gridate aiuto e fatevi aiutare, perché se ne può uscire fuori, tranquillamente, senza nessun problema.
prima che sia troppo tardi, prima che sia perduta la moglie, i figli, l'affetto, la casa, tutto quello che ti sei intorno. E la vita diventa un po' complicata perché entri in una strada dove le vie, ci sono tante vie aperte che piano piano si chiudono. E l'unica via di uscita quando si chiudono tutte le strade è per la vergogna, per l'umiliazione che provi dentro di te quando hai quei momenti lucidi e capisci di quello, ti rendi conto di quello che hai fatto, è solamente il suicidio. E purtroppo a me è capitato che io parecchie volte mi volevo suicidare perché nei momenti lucidi in cui mi rendevo conto di quello che avevo fatto, la vergogna, l'umiliazione, non mi sentivo niente in quel momento e ho cercato tante volte di farla alla fine finita in quel modo. Sicuramente la promozione del gioco non aiuta le persone a comprendere che il gioco d'azzardo è una vera e propria patologia, può diventare una patologia. Le persone non ci credono, non è mai arrivato qui nella mia esperienza una persona che a un certo punto si è resa conto di avere un problema senza che questo avesse generato delle conseguenze disastrose nella propria esistenza. Chi arriva qui ha davvero toccato il fondo rispetto al problema. Sicuramente la pubblicità, la sponsorizzazione che viene fatta di queste cose, le sale scommesse che aprono ad ogni quartiere, vicino alle scuole, sicuramente sono un vero e proprio dramma sociale, non saprei come altro definirle, e la società tutta dovrebbe collaborare perché il problema si risolva, o quantomeno venga messo l'attenzione di chi dovrebbe prendere delle decisioni per il bene di tutti. Sì, allora guarda, io dico una cosa, cioè in un contesto di commercio, se il venditore che vende, dico un esempio, quello che vende le scarpe, vende un paio di scarpe, ha creato una ricchezza, perché fa lavorare il produttore delle scarpe, lui ha guadagnato, quello ha investito e è un denaro che circola. Questo di qua praticamente non è una ricchezza solamente per lo Stato, dovrebbe essere la politica, perché io mi sono accorto certe volte, gente entra, non c'è un gratta e vinci, cioè quello ha risparmiato 5 euro in quel momento, se non c'è in nessun posto non va a comprare un gratta e vinci. Perciò quei soldi là non sono soldi che crea una ricchezza che gira, la ricchezza che gira è quello del bar, vende il caffè, poi copre il caffè, quello vende le caramelle, tutto e crea un indotto, l'indotto qua praticamente non c'è, perché sono soldi che vanno in un certo posto e non vengono praticamente reinvestiti, se non in questa attività praticamente, sotto macchine e cose, in ogni angolo della strada trovi sale scommesse, l'Italia è diventata una bisca clandestina. La tua vita diventa una bugia, devi sempre dire bugie, devi sempre ma per nascondere tutto quello che hai fatto. La stessa cosa con i miei genitori, andavo dai miei genitori, mi vedevano strano, mi chiedevano che hai, che non hai, come mai sei così, fino a quando poi i miei mi hanno pressato, io avendo una figlia di 9 anni ho deciso o racconto tutto e mi faccio aiutare oppure la mia vita è rovinata e non ho più cos'altro fare che uccidermi. Allora ho deciso di raccontare tutto ai miei e i miei, pur delusi da quello che avevo fatto, hanno deciso di aiutarmi. A un familiare consiglierei, se si accorge subito che un figlio, un parente può avere un problema, di aiutarlo, di chiamarlo, di farlo parlare, di farlo sfogare, di non arrendersi alle prime, perché uno le prime volte la cosa più facile che viene da dire è di negare tutto. Chi dovesse riconoscersi nelle parole che abbiamo sentito anche oggi in queste esperienze, in che modo potrebbe iniziare ad uscirne? A chi dovrebbe rivolgersi?
con i concerti direttamente al Cereso presso questa struttura, componendo il numero 0965 64 43 89. È il numero di questo centro che è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17. C'è sempre un operatore responsabile, insomma specializzato, che risponde e che raccoglie il primo contatto. Anche i familiari possono venire a parlare, anche se la persona che ha il problema non è ancora consapevole né vuole farsi aiutare. Hai fatto una domanda che mi fa star male e mi emoziona allo stesso tempo. Se pensi che, scusami, però l'emozione fa parte del gioco, in questo caso di questa intervista purtroppo, se tu pensi che è passato Natale e non ho fatto io con i miei figli, questa è la cosa che altro che vince, altro che puntino, ognuno poi faccia, che prendesse esempio anche da questa mia esperienza, prendesse il lato positivo della cosa o il lato negativo, non so cosa vuole tirare fuori, e si guardasse più intorno e ascoltasse più i propri figli, francamente a parlare dei miei figli miei, non da me, che sono io, perché quello, tra due persone adulte può stare anche che non stanno, non vanno d'accordo e si lasciano, ma i figli sono sempre i figli, e vedere, non vedere i miei figli da 5, 6 mesi, 7 mesi, è una cosa che... Questa mi peserà parecchio sempre, questo rimorso di porto dentro. Nonostante voglia recuperare questo rapporto, però è una cosa che ti uccide proprio psicologicamente. Se non ci pensi, se riesci a estrarre un po' dalla cosa, va bene, ma se ti fermi lì a pensarci, capisci bene che non c'è un prezzo per quelle rapporto di figli. Cioè puoi vincere quello che vuoi, ma l'affetto non è una cosa che tu puoi comprare, la delusione che tu puoi dare ai tuoi figli. L'insegnamento negativo che tu hai dato tutto nella vita, ma cosa gli è servito per tutto che tu gli hai dato? Se poi l'hai buttato tutto, hai fatto un castello che era di sabbia, a un certo punto per arrivare al mare ha buttato tutto via. Fate delle soldi, questa è un'esperienza, cioè parlatemi ma sia troppo tardi, fatevi aiutare, e soprattutto non, nessuno si è arricchito con il gioco, nessuno vince sempre il banco. Ci tengo a dire giusto due cose a margine. Queste persone ora stanno bene. Queste persone, dopo un percorso lungo, sono riuscite a trovare una dimensione. E ci tengo a dirlo perché alcune volte si pensa che di tutto quello che abbiamo parlato, no, si gioca in perdita, tanto ricadono sempre, tanto quello che si pensa anche dei tossicodipendenti classici, come potremmo erroneamente definirli. No, se io continuo a fare questo lavoro, se la dottoressa De Stefano, con la passione che ci ha dimostrato prima, se Luciano continua a fare le sue battaglie, è perché sappiamo che quella speranza di cui parlava prima Luciano, di quella speranza noi siamo i primi responsabili. Ma non solo noi, che per ruolo, per istituzione, per mandato sociale operiamo all'interno delle strutture, ma noi che siamo qui siamo responsabili di questa speranza, perché sappiamo che l'intervento, fosse anche una sola persona a recuperare la sua vita, è una battaglia vinta e non dobbiamo mai rinunciare. Grazie. Grazie Piero. Devo dire che i tuoi timori di non essere all'altezza di chi ti ha preceduto sono stati fugati ampiamente dalla tua esposizione. E vi do una comunicazione, diciamo, tecnica. L'assessore Roccisano purtroppo ha comunicato che non riuscirà ad essere presente perché è impegnata in giunta a Catanzaro, dove stanno discutendo il piano regionale dei trasporti in vista della visita del presidente Renzi di domani. Quindi si scusa per non essere potuto intervenire e manda i suoi saluti. Prima di aprire gli interventi del pubblico, vorrei chiamare il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri per un breve saluto e lo ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi, è brevissimo perché io posso essere curato non come ludopatico ma come sociopatico. No,
la battuta che comunque chi fa questa attività frenetica correndo da una parte all'altra rischia poi alla fine di incorrere anche in patologie psichiatriche, magari quelle più da ansia, stress, quindi comunque diciamo avere familiarità, personalmente non ce l'ho, ma con Lexotan, Xanax, questi farmaci, c'è qualche collega comunque che ne fa uso, perché comunque accelerare così rispetto ai ritmi biologici che appunto un essere umano dovrebbe conservare è un rischio sempre. Quindi sono io che ringrazio voi, mi scuso anche per il ritardo, ho sentito 3 importanti interventi, immagino che quello dell'autoressa Stefano che non ho ascoltato sia stato altrettanto pertinente, importante, e ovviamente diciamo tutti interventi fatti sulla base della competenza. Chiaramente io con il ruolo istituzionale, ma diciamo come persona impegnata sul sociale in generale, sono d'accordo con il promuovere le attività di prevenzione, comunque le attività che servono diciamo a evitare che questi processi accadano, e lo ripetiamo sempre anche per altre problematiche sociali, partire dalla scuola, partire dalla fase in cui si forma l'uomo, il cittadino, insomma, e si struttura la personalità, chiaramente è un lavoro di prevenzione molto utile che risolve grandi problemi. Il dottore Squillaci che ha ascoltato appunto parlava di un investimento inadeguato, e questo è un argomento che riguarda la politica, anche quella che nella maggior parte è così, non ha le competenze specifiche. Per cui un appello a tutti coloro che si occupano di istituzioni, che quindi devono, ecco perché la presenza dell'assessore in questo caso sarebbe stata importante, anche ad ascoltare queste realtà. Io dico sbagliano gli assessori, non perché cose e cause più importanti come quella della visita del Presidente del Consiglio di Romana Reggio, per cui ci sarà la firma per i patti per il Sud, quindi investimenti di miliardi di euro, comunque milioni di euro, centinaia di milioni di euro, devono avere certamente la priorità, ma un assessore ha una struttura, io dico non bisogna essere presenti dappertutto, io sono uno che si sforza di essere presente dappertutto, ma non ho una struttura, sono un semplice consigliere provinciale. Gli assessori hanno una struttura anche dipartimentale, dirigenziale, di funzionari, per cui dovrebbero delegare in questi importanti appuntamenti, anziché essere presenti, magari vicino, ma non è una critica a Federica Roccisano, che conosco e che stimo in generale, perché diciamo poi ci accorgiamo che gli investimenti sono inadeguati, 50 milioni di euro a fronte di 85 miliardi o 15 miliardi di euro, quindi non si può pensare di combattere con una briciola così una diciamo patologia ormai sociale così altamente diffusa. Quindi concludo qui il mio breve intervento di saluto dichiarandomi disponibile a queste cose, ma invitando anche quando si organizzano queste cose, nella fase di organizzazione dell'invito all'assessore, pregarli di riferimento, diciamo fare riferimento a persone che fanno riferimento all'assessorato, non ce ne sono, voi stessi al tavolo della presidenza potete poi inoltrare un documento, ma se avessero loro predisposto questo tipo di azione sarebbe stato un passaggio in meno. Ecco, per il resto diciamo complimenti agli organizzatori della città da cambiare, anche se l'ora ormai è tarda e quindi qualcuno è andato via, quando sono arrivato ho visto un pubblico attento, e come non si può essere diciamo attenti di fronte a queste problematiche, quindi grazie, non so se ci saranno le domande e poi i relatori seguiremo fino alla fine, almeno chiedendo scusa ancora per il ritardo. Grazie al consigliere Zavettieri. Non so se qualcun altro del pubblico vuole dire qualcosa. Sì, il sindaco Scerbo, prego, si accomodi. Guardate, non è facile inoltrarsi in argomenti più specialistici, che ovviamente non mi inoltro. Ringrazio Francesco Barcellieri e Carmelo Meniti per l'invito personale che mi hanno rivolto, e per questo motivo sono qui, anche perché più volte mi sono sentito con Teresa di Stefano al telefono per problematiche relative a fatti. Il sindaco si interessa ai cittadini in prima persona. Sì, questa è una cosa che le fa molto merito, sindaco. Però guardate, quando si chiamano
alle proprie responsabilità i sindaci. Guardate che come sindaci, almeno io come sindaco di Palizzi, non posso fare nulla, ma esattamente nulla. Perché sapete cosa ci vuole perché si apra una sala slot? Nulla. Una comunicazione scia attraverso la sua, anzi il suo, ed è finito là. Io me ne sono accorto, ad esempio, proprio l'altra sera, che a Palizzi me l'ha detto una Francesca. Ed è per questi, preoccupato della procedura di autorizzazione, vado in ufficio. No, non si vede, tutto a posto. Con un aggravante, che sono nascoste sotto le mentite spoglie di associazioni culturali. Associazioni culturali. E così eludono pure il fisco, perché non hanno manco il registratore di cassa, perché dovrebbero ufficialmente accedere in queste sale slot, in queste associazioni culturali, solo i soci, invece entrano tutti. E allora, guardate, è un fatto che sta veramente a monte, una volontà politica tipo governativa, che dovrebbe regolamentare in maniera diversa questa cosa, in maniera forte e certa, perché poi ovviamente ciò allinea dove più è debole il tessuto sociale, ma non solo. Se poi facciamo una piccola analisi di chi regge le fila, ad esempio in provincia di Reggio, in Calabria, aveva un nome, era Campolo, no? Il re delle slot machine, che poi era lui, o era chi gli stava dietro, ma era ben identificato. E allora le forze dell'ordine, seppur tardivamente o seppur tempestivamente, tocca a me stabilirlo, hanno fatto chiarezza. Ma il campo della situazione, del campo della situazione ce ne sono decine o centinaia, allora forse è lì che andrebbe meglio individuato qual è il vulnus vero di questa situazione. Buon lavoro, grazie. Grazie sindaco, un intervento. E aggiungere pure che in quel bene confiscato a Campolo oggi sorge la sanitaria Sant'Elia, sì, di Tiberio Bentivoglio, sì, certo. Quindi anche questo, insomma, è un plauso che anche l'Arci, anche anche i quadri saranno allestiti, speriamo che tutti i quadri ne possano usufruire i cittadini della sua meravigliosa collezione. E niente, siamo giunti al termine di questo convegno. Prima di concludere, permettetemi di dire che all'inizio ho detto che il nostro obiettivo era quello di creare una base di partenza. Dalla qualità prima delle persone intervenute e poi dei loro interventi, devo dire che credo che, senza peccare di modestia, che abbiamo forse colto nel segno. L'obiettivo si può raggiungere con il giusto impegno da parte delle istituzioni, del personale medico, degli educatori, delle associazioni e anche di tutta la cittadinanza. Grazie anche al consigliere Zavettieri e al sindaco Scerbo, che ha detto una cosa molto interessante, è riuscito nell'impresa di aggiungere qualcosa a un convegno che già era restato ricco di per sé, e me ne complimento personalmente. Prima di... sì, l'avevo già salutato il sindaco Zavettieri, buonasera. Hai letto la aziendale? Leggi tutti i sindaci. Va bene, allora io un'ultima cosa che volevo dire è che questo convegno è stato organizzato dal nostro movimento Una città da cambiare, il nostro movimento culturale che nasce più di un anno fa, che poi si è lanciato, tra virgolette, in una meravigliosa avventura anche politica. Questa avventura politica si è tradotta nell'elezione di due consiglieri comunali, che sono Carmelo Minniti, che era il nostro candidato a sindaco, e Nina Iaria, che stanno, pur tra mille difficoltà, portando avanti tutto il lavoro che c'è dietro. Io lascio a loro la parola per le conclusioni, per i saluti finali, e vi ringrazio ancora una volta per essere stati presenti questa sera. Dimenticavo di ringraziare anche gli organi di stampa che ci hanno seguito, le televisioni, i giornalisti, la carta stampata e quant'altro. Grazie ancora. Buonasera a tutti, sarò brevissimo perché capisco che abbiamo fatto veramente tardi, però non sarebbe stato, diciamo, corretto, e comunque penso che nessuno di noi avrebbe voluto togliere neanche un secondo degli interventi che abbiamo ascoltato. Io ho preso qualche appunto velocemente perché volontariamente non ho predisposto un discorso confezionato, intanto perché, come dicevo, sarebbe stato quasi impossibile aggiungere altro alle relazioni che abbiamo ascoltato, e poi perché appunto volevo creare io, volevo, diciamo, formare il
pensiero che poi avremmo tradotto con Nina in un'azione concreta solo dopo appunto aver sentito tutte le relazioni. Beh, ora questo perché? Perché appunto quello che noi cerchiamo di fare a Madalana a questa parte è di tradurre in azioni concrete dal punto di vista, diciamo, istituzionale, amministrativo, le istanze che vengono ascoltando le gente. Quindi è per questo che non avevamo, almeno personalmente non avevo preparato nulla. Beh, ora vi posso confermare, vi posso dire che a breve presenteremo in Consiglio Comunale una proposta per la riduzione, speriamo che possa essere magari anche progressiva, partendo da almeno un 50% dei tributi locali a tutti gli esercizi commerciali che ad oggi dotati di, per esercizi intendo tabacchi, magari bar, ecco, che sono ad oggi dotati di videolotteri, ecco, quindi incentivare l'eliminazione di questo videolotteri attraverso appunto lo sconto sui tributi locali. Immaginiamo di partire da almeno una base del 50% per aumentare progressivamente in base al numero di videolotteri che verranno eliminati. Questo perché? Perché immaginiamo che se ecco, qualcuno di loro avesse intenzione, magari anche ascoltando, se non di presenza qui, magari rivedendo attraverso le televisioni locali quanto è stato detto oggi, ecco, volesse fare un gesto anche di impegno verso la società, verso la comunità, togliendo un guadagno certo, privandosi di un guadagno certo, un modo per l'istituzione di essere vicino è quello di riconoscere questo suo sacrificio venendo incontro. Può essere anche poco, ad esempio, rispetto a quello che magari può essere il mancato guadagno, ma è in questo modo che l'istituzione dimostra di essere vicino. Noi, ecco, magari cercando anche di estendere questa iniziativa alle altre comunità e quindi altri comuni vicini, immaginiamo, ecco, se la cosa dovesse poi suscitare apprezzamento presso le altre amministrazioni, di addirittura, ecco, coniare, come è stato fatto in diversi comuni d'Italia, una sorta di bollino, no? Da attribuire agli esercizi che si sono privati volontariamente delle famigerate macchinette, con appunto una coccarda, un bollino videolottery free. Questo immagino che possa in qualche modo, ecco, lenire quel mancato guadagno dall'eliminazione delle videolottery, creando anche un circuito pubblicitario, quindi, ecco, avere in questo modo una sorta di ritorno. Questo è l'impegno che ci assumiamo e spero che si riesca già a fare nell'anno in corso, in modo da incidere già immediatamente sulle tariffe, sui regolamenti dei tributi locali di quest'anno, altrimenti proveremo, discutendone chiaramente di comune accordo con l'amministrazione, a farlo per il prossimo anno. Io ho concluso, penso che la Nina dovrà dire ancora qualcosa. Ringrazio ancora tutti quanti hanno avuto la pazienza di aspettare fino alle conclusioni che abbiamo dato. Buonasera a tutti. Io devo essere sincera, il discorso l'ho preparato, però poi ascoltando i vari interventi penso che modificherò molto, andrò più a braccio. E dagli interventi che mi hanno preceduto si è capito anche abbastanza facilmente come il problema del gioco d'azzardo patologico sia in realtà un dramma sociale che investe la salute e la vita di bambini, di giovani, di famiglie. Credo che da questo punto di vista sia necessario un intervento sinergico di tutte le istituzioni che operano sul territorio e da questo punto di vista noi ci vorremmo fare portatori all'interno della nostra amministrazione proprio di una proposta diretta a concretizzare tutte le parole che noi oggi abbiamo sentito. Accanto però ad un intervento diretto a disincentivare, se così vogliamo dire, attraverso in realtà degli incentivi economici, le attività ad utilizzare, a inserire nelle proprie attività commerciali queste slot, queste cosiddette macchinette, secondo noi è necessario un intervento da parte delle istituzioni diretto fondamentalmente a tutelare i soggetti più deboli. I soggetti più deboli che sono principalmente i bambini, i giovani, bisogna partire necessariamente dalle scuole.
scuole ed è per questo che prevediamo una serie di interventi. Vedendo il video che è stato proiettato mi ha colpito molto quel signore quando ha detto gridate aiuto, chiedete aiuto. Bene, io penso che il compito delle istituzioni sia rispondere a questo grido di aiuto, di venire incontro a queste persone, e concretamente questo può essere secondo noi realizzato innanzitutto attraverso 4 interventi fondamentali: attraverso una regolamentazione diretta, concreta di questa attività. Innanzitutto potrebbe essere previsto, noi proporremo all'amministrazione di adottare un regolamento comunale che preveda innanzitutto delle distanze minime dei locali in cui sono inserite queste slot. Ovviamente si farà riferimento alle attività di nuova apertura, quindi è necessario tenerle lontane per quanto possibile dai cosiddetti luoghi sensibili. Luoghi sensibili sono tutti quei luoghi che sono frequentati da soggetti deboli perché sono bambini, quindi lontani dalle scuole, deboli perché possono avere delle difficoltà, pensiamo per esempio alle strutture sanitarie, sociosanitarie. Ecco, la necessità e compito sarà anche dell'amministrazione, a parte queste, magari io avevo fatto riferimento ai luoghi di culto, agli impianti sportivi, comunque luoghi che vengono frequentati da persone, da bambini, da adolescenti, pensiamo agli oratori. Compito dell'amministrazione sarà individuare anche altri luoghi sensibili a cui applicare questo divieto. Pensiamo per esempio ad una distanza minima, a prevedere una distanza minima di 200 metri da questi luoghi sensibili oltre i quali si potranno aprire, ma all'interno di questi 200 metri non potranno esserci più queste attività. E un'ulteriore attività diretta a limitare questo fenomeno può essere per esempio quella di prevedere dei limiti di orario, dell'orario di apertura, per esempio. In questo caso si verrebbero affrontate due diverse esigenze, due diverse funzioni si potrebbero in realtà realizzare. Da un lato quella di tutelare i bambini, pensiamo per esempio a limitare l'orario di apertura imponendo di chiudere queste attività per esempio agli orari di entrata e uscita delle scuole, quando i bambini, gli adolescenti possono passare davanti a queste attività e in un certo senso essere affascinati da questa idea di poter vincere facile. Io in realtà mi ricollego da questo punto di vista a un episodio che mi ha raccontato Piero, che cercando di spiegare a suo figlio non si gioca, che col gioco non si vince, gli ha fatto comprare un gratta e vinci e Simone ha vinto. Vanglielo a spiegare poi che non è sempre così. In effetti io, forte di questa esperienza, quando mio figlio mi ha fatto la stessa richiesta, gli ho detto no, non si vince. Dall'altro lato si potrebbe in realtà realizzare una funzione di ordine pubblico, di quiete pubblica, per esempio imponendo la chiusura di queste attività oltre un determinato orario, per esempio fino alle 10 di sera, stabilire un'apertura massima fino alle 10 di sera. Ancora un'altra iniziativa che potrebbe essere assunta a livello comunale e di cui ha già parlato anche Carmelo è l'adesione al cosiddetto progetto slot free, cioè la creazione di un marchio, in questo caso coinvolgendo in realtà anche tutti per esempio i comuni dell'area grecana, assegnare questo marchio, questo cosiddetto marchio, a tutte le attività che aderiscono a questa iniziativa, con la possibilità per esempio di creare dei circuiti pubblicitari che possano favorire in realtà tutti quegli esercenti che rinunciano al cosiddetto guadagno derivante dalle slot. Infine però quello che noi cercheremo di portare avanti è quella di realizzare una rete di collaborazione con tutte le istituzioni che operano sul territorio. Pensiamo alle varie associazioni di volontariato, all'ASP, ma anche e soprattutto un coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. È necessario infatti far capire l'importanza e i pericoli che si corrono con il gioco d'azzardo, che può trasformarsi appunto in una patologia, sin dai bambini, sin dagli adolescenti, perché possono essere in realtà loro i primi ad essere coinvolti. Basta vedere con che accanimento usano i telefonini, usano l'iPad per giocare. C'è quasi un'ossessione in realtà. Magari ancora non corrisponde un compenso, non c'è la vincita, però già il fatto di essere sempre a guardare questi videogiochi in realtà può essere un campanello di allarme. In questo senso io ho pensato che magari un coinvolgimento potrebbe essere realizzato all'interno delle scuole
bandendo un concorso per realizzare il famoso marchio slot free. Magari si potrebbe indire un concorso nelle scuole spiegando, magari anche con la dottoressa De Stefano, spiegando in realtà in che cosa consiste il gioco d'azzardo patologico, quali sono gli obiettivi concreti che si vogliono raggiungere e in questo senso incitarli a individuare qual è il singolo più adatto per dire agli adulti di non avvicinarsi al gioco d'azzardo. Queste sono le nostre proposte che speriamo diventeranno concrete attraverso la nostra proposta in Consiglio Comunale, ricordando che ovviamente il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è in realtà, come abbiamo visto, come ho già detto prima, un vero e proprio dramma. In questo è necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni che operano sul territorio, non soltanto le amministrazioni, l'azienda sanitaria, le forze dell'ordine che si occupano di un aspetto non tanto di prevenzione quanto di repressione, e in realtà è necessario il coinvolgimento, credo, di tutta la cittadinanza. In realtà credo che ognuno di noi può aiutare magari il proprio vicino, un proprio amico, un proprio parente ad affrontare questa patologia qualora ne fosse coinvolto. Grazie mille. Grazie a Carmelo e Nina. Un'ultima cosa volevo aggiungere, c'era un intervento del ragioniere Mimmo Musolino che però è dovuto andare via. Il ragioniere ha scritto un articolo sull'argomento sul sito in Aspromonte, lo legheremo agli atti del convegno, chiunque volesse dargli un'occhiata potrebbe andare sul sito in Aspromonte. Non è un intervento, quindi lo faccio dal posto. Vi do la disponibilità, visto che mi dovrebbe rimanere l'ultimo mese di consiglio provinciale, per cui avrò un ultimo mese di gettoni di presenza, di utilizzare questi pochi fondi per destinarli, non lo so, 100 euro ad ogni scuola per promuovere voi. Quindi bravo. Grazie. Ovviamente qualcuno ti affiderà a una città da cambiare che si facesse promotrice, e poi ovviamente con gli esperti, insomma, per quello. Grazie consigliere Borghetti per la fiducia posta, grazie. Un gesto nobile da parte sua, grazie. Non era programmato, me l'avete tirato. Colpa di Nina, quindi. No, perché c'è il rischio che ci rimettiamo prima, perché ci rimettiamo prima salta. No, perché ho toccato l'argomento scuole, Nina, e si è sentito. Benissimo, allora ancora una volta vi grazie a tutti gli intervenuti, speriamo di aver aperto un momento veramente importante per la collettività e che da oggi si possa intraprendere il famoso percorso di cui abbiamo parlato questa sera. Buonasera a tutti e grazie. Letto l'atto aziendale, colpa di legge.